Ed eccola qui finalmente la Red Bull RB19, non sto diventando master pilot ma Emiliano mi perdonerà se adotto la sua tipica frase di inizio di video perché abbiamo atteso davvero tanto questa monoposto del team di Milton Keynes che non è stata presentata all'atto dell'evento eh, che avrebbe dovuto vedere la sua nascita, che è stata testata in uno shakedown a Silverstone blindatissimo e finalmente oggi nella prima giornata di test in Bahrain abbiamo visto le sue sue reali forme, come era normale aspettarsi dall'erede eh, di una monoposto che ha dominato la scorsa stagione, la RB19. È un'evoluzione, non una rivoluzione della RB18 dello scorso anno, mantiene quella che è la filosofia che si è rivelata vincente nel 2022 e che è stata anche adottata da diversi altri team verso quella convergenza tecnica che si aspettavano anche i vertici della FIA e della Formula 1 e che stiamo vedendo eh, proprio in questo secondo anno del, dell'era dell'effetto dell suolo. Una monoposto che appunto porta avanti questa filosofia ma in una maniera molto più sofisticata, quindi sarà difficile per gli altri team poi andare a lavorare così tanto di fino e lo vediamo da diversi dettagli che questa RB19 è davvero un'evoluzione molto molto particolare anche se di primo acchito sembra molto simile alla vettura che l'ha preceduta. Andando ad osservare nel dettaglio quelle che sono le novità che sono trapelate dalle prime foto arrivate dal Bahrain, vediamo questo muso eh, che è più squadrato in punta ed è leggermente più stretto e presenta una piccola presa d'aria verticale, un dettaglio particolare e interessante. Andando ad osservare anche l'ala anteriore, presenta dei cambiamenti rispetto allo scorso anno con un disegno nuovo che va a scendere verso l'esterno eh, a contatto con la paratia laterale e invece è più alto nella zona interna a contatto con il muso. Questo per smaltire l'aria ai lati esterni delle ruote. Non sfugge poi anche un piccolo elemento ad ala che troviamo all'interno della paratia laterale, subito davanti alle ruote. Per quanto riguarda invece le sospensioni anteriori, presentano i triangoli superiori leggermente più inclinati verso il basso a contatto con il portamozzo. Spostandoci invece nella zona delle pance, mantengono, come vi anticipavo prima, un design piuttosto simile a quello dello scorso anno, ma hanno un incavo più profondo nella parte inferiore e una bombatura più accentuata verso l'alto nella zona finale. Il risultato a livello diciamo, visivo sembra eh, quasi eh, dare l'idea di un doppio fondo. Una soluzione è quella del doppio fondo che è stata introdotta per la prima volta in Formula 1 nel 1992 sulla Ferrari F92A che fu una monoposto eh, non particolarmente di successo, fu poi ripresa dalla Toro Rosso all'inizio degli anni 10 e ora la vediamo in questa eh, versione aggressiva sulla Red Bull RB19, una monoposto che eh, è chiamata a bissare il risultato dello scorso anno, quindi la vittoria sia del mondiale costruttori del mondiale pilotico Max Verstappen, che è stato eh, il pilota a portarla a battesimo in pista in Bahrain quest'oggi. Eh, la Red Bull è inevitabilmente la favorita della vigilia, quantomeno la, la, sicuramente la, la scuderia da tenere d'occhio per la stagione 2023, non solo perché a un pilota del calibro di Max Verstappen, ma anche perché, come vi dicevo prima, il vantaggio competitivo che è stato raggiunto lo scorso anno era importante, non solo a livello di performance, ma anche di affidabilità, perché a parte qualche problema ad inizio anno, di gioventù, diciamo, il propulsore sembra essere in grado non solo di garantire potenza, ma anche una certa tenuta. Eh, ovviamente in questo momento non possiamo sapere quali sono i reali valori in campo, anche perché anche alla fine dei test... I tempi saranno bugiardi, ci sono troppi elementi che, no, di cui non, abbiamo, non siamo a conoscenza, eh, i carichi di benzina, i lavori differenziati che svolgono ogni team, e le stesse scuderie possono solo comprendere appieno se hanno raggiunto i propri target eh, di performance in pista ma non il valore comparato con quello eh, degli altri team sarà molto interessante secondo me in casa Red Bull vedere anche come si comporterà Sergio Perez eh, la seconda guida che lo scorso anno ha avuto qualche screzio se così possiamo definirlo con Max Verstappen eh, un pilota che Perez che è sempre stato piuttosto diciamo fumantino in certe circostanze e si ritrova a, a dover ricoprire un ruolo che è quello del gregario, che non è semplice eh, citofonare Valtteri Bottas per informazioni. È chiaro che nel contesto di un mondiale che potenzialmente potrebbe avere eh, tre top team, magari, lo speriamo. A battersi per i titoli, il ruolo del secondo pilota diventa molto importante. E in panchina rimane quel Daniel Ricciardo che ha chiuso un cerchio idealmente ritornando in quella Red Bull da cui era scappato qualche anno fa proprio perché si era reso conto che Max Verstappen era diventato eh, la guida di questo team eh, per il futuro. e mh, Ricciardo in questo momento avrà un ruolo di eh, rappresentanza, quello del terzo pilota, un terzo pilota che eh, non parteciperà a tutte le gare e ha un ruolo soprattutto molto importante. Importante a livello di comunicazione, ruolo che per Ricciardo è perfetto perché è molto simpatico. È assolutamente in grado di affrontare questo tipo di impegno. Solo il tempo ci dirà invece se tornerà in pista con la Red Bull magari il prossimo anno, proprio in sostituzione di Perez. Molto dipenderà da quello che vedremo in questa stagione. E noi saremo qui chiaramente, io in particolare, per raccontarvi tutto quello che succederà a partire dai test in Bahrain che analizzeremo nel dettaglio al termine eh, di questa sessione eh, sabato. Intanto, io vi ringrazio, vi invito a commentare qui sotto, chiaramente, tutto. I dettagli di questa RB-19: che cosa vi ha colpito e, soprattutto, secondo voi, cosa potrà fare la Red Bull in questa stagione 2023 di Formula 1 che finalmente sta per cominciare? Grazie a tutti e ciao.